Ciao e benvenuti a un nuovo video della comunità Open Mage Italia. Oggi voglio parlarvi di Trello, che è una piattaforma molto utile che permette di organizzare le proprie attività. Quindi può essere utilizzato sia per quanto riguarda il mondo del lavoro e gestire le proprie attività o propri gruppi, sia per quanto riguarda l'organizzazione della casa, oppure se una persona si vuole organizzare la giornata con i propri impegni, oppure nella gestione di blog, forum e tutto il resto. Quindi è interessante perché permette sia di utilizzare un piano gratuito, che sicuramente, come poi mi mostrerò, è un pochettino, diciamo, più scarno rispetto ai piani, diciamo, a pagamento, però mi permette di creare un account di tutto rispetto. Noi infatti utilizzeremo quello gratuito. Ve ne sono tre, tra cui uno gratuito e altri due a pagamento, che danno servizi maggiorativi. Allora, per creare l'account basta andare su Iscriviti e creare il proprio account con nome, email e password. Un'altra opzione per accedere è utilizzare l'account Google. Allora, questo è per quello che vi volevo mostrare in primis. Adesso entriamo nell'account che ho creato io già. Allora, vi faccio vedere subito che, aspettate 2 secondi, che sono all'interno, che si possono personalizzare tantissimo tutte le cose che si possono creare. Con l'account free la possibilità di creare, abbiamo 3 possibilità per creare le nostre cose. Allora, creare una bacheca, quindi vedete subito che sono queste qua sono delle bacheche che contengono delle liste o comunque vi permettono di gestire un progetto, organizzarsi. Potete condividerle, creare delle liste private oppure utilizzarle soltanto all'interno di alcuni gruppi. Infatti, dopo le bacheche, un'altra opzione sono i gruppi, che possono essere quelli personali, che noi poi utilizzeremo soltanto quelli personali, e le bacheche, quelli business, non li vogliamo, insomma, diciamo, valutare, però comunque sono sempre gruppi. I gruppi contengono anche all'interno di essi diverse bacheche, quindi la differenza sostanziale tra la prima e la seconda opzione sta nel fatto che comunque il gruppo può contenere più bacheche possibile nel suo interno, può invitare determinati membri, ed è, diciamo, che è come se fosse un raggruppamento di tante bacheche all'interno. Le bacheche sono, diciamo, utili soprattutto quando una persona magari le utilizza poco o comunque deve fare una determinata cosa che magari non fa spesso ed è utile, che ne so, che per avere una visione, diciamo, così, insomma, dettagliata di un determinato argomento, ma che non utilizza spesso. Poi ognuno può fare quel che vuole, però, nel senso, se voi per esempio siete di un determinato settore, quindi dovete sempre comunque modificare, trattare una determinata tematica, potete fare dei gruppi e poi all'interno del gruppo utilizzare diverse bacheche che poi magari potete comunque archiviare e fare scadere, però, cioè, nel senso, se utilizzate una determinata cosa, un argomento, spesso è bello fare un gruppo, quindi all'interno del gruppo utilizzate determinate bacheche e potete invitare diversi membri, quindi è pure abbastanza collaborativo. Perché utilizzare Trello? Perché è facile da utilizzare e quindi è importante, c'è la possibilità di utilizzarlo gratuitamente e vi permette di diverse funzionalità anche per quanto riguarda l'account free. Allora, adesso parliamo delle bacheche. Bacheche vi permette di personalizzare tutto quello che volete fare. Una cosa che è interessante è che potete scegliere se è colore, potete scegliere se deve essere privata, se può essere condivisa nel gruppo, se deve essere condivisa, se deve essere pubblica. Quindi questo qua lo potete scegliere tutto voi. Infatti, vedete subito che se creiamo questa struttura possiamo creare anche delle checklist. Che significa? Perché una volta che noi stiamo facendo una lista di cose da fare, possiamo inserire all'interno la propria descrizione, il commento, possiamo permettere di etichettare, quindi magari considerare un punto più importante rispetto all'altro, mettiamo un'etichetta diversa, invitare i membri e fare una checklist per dire io devo fare questa determinata cosa adesso, che ne so, miglioramenti vari. Vari app o
miglioramenti vari, facciamo così. Clicchiamo e abbiamo creato la nostra checklist. La checklist sono i punti. Ad ogni punto noi possiamo dare una priorità maggiore rispetto a un'altra. E, possiamo dare una scadenza e possiamo dire che abbiamo già fatto una determinata cosa. Quindi sono dei punti che poi possono essere scalati, perché come per dire nella lista di to do, ogni volta che noi inseriamo un elenco, poi ogni cosa che noi facciamo la depegniamo e allo stesso modo si può fare all'interno delle bacheche di Trello. Possiamo invitare, creare un commento, inviare, copiare, spostare, iscriverci e quindi per esempio ora vi faccio vedere una cosa perché così è interessante proprio miglioramenti visionare portale bio. Beh, io sto facendo degli esempi, possiamo aggiungere un'altra cosa, visionare e gestire. Gestire raccolta differenziata. Non so, io adesso dici sto inventando. Allora, e vedete subito che lui vi dice che nella mia, beh, io ho messo uno, però qui per esempio gli posso mettere determinate cose, come per esempio migliorare, insomma, migliorare, miglioramenti vari. Metto come ho messo poco fa. Ok, perfetto, vedete ora che quando poi salverò comunque l'uno sarà sostituito da questo titolo, posso inserire anche una descrizione molto dettagliata e ogni volta, vedete qua, compare 0 su 2, ciò significa che io le cose che ho settato non ho fatto ancora nulla. Quando setto una determinata, qui non voglio aggiungere più niente perché vi farò vedere quello. Quando setto una determinata cosa, vuol dire quindi che l'ho fatta, vedete che mi dice subito 1 su 2, ciò significa che depenna quello che io ho selezionato, mi dice che io già ho fatto il 50% delle cose che mi ero prefissata. Quindi è una cosa carina, poi la potete anche condividere con determinati membri e aggiungere un'etichetta. Vedete? Rosso, viola, blu, insomma dipende quello che voi volete considerare più importante, meno importante. Ed è molto bella, secondo me. Si può scrivere o si può archiviare. Poi dal menu, dal mostra menu, potete selezionare determinate cose che possono essere fashion, soltanto che cambia sfondo. Per esempio se ne avete tante bacheche all'interno dei gruppi o comunque bacheche sparse, specifiche, potete comunque cambiare, quindi etichettare con diversi colori, insomma, più che altro per avere una visione maggiore, perché voi immaginate utilizzare tutto lo stesso colore, finché ne avete 2-3. Va benissimo, ma se ne avete 20-30, insomma, anche il colore potrebbe considerare l'importanza di una determinata bacheca o di un determinato gruppo rispetto a un altro. Quindi questo è l'aspetto soltanto grafico, poi si possono fare anche dei filtraggi a livello di schede, quindi le etichettature, vedete anche da questa parte. Poi i superpoteri sono 3 soltanto per quanto riguarda l'account free, poi per esempio per l'account invece a pagamento vedete che ce ne sono di più, quindi la connessione tra Google, documenti, progetti GitHub e tutto il resto che si possono attivare però avendo un differente piano. Allora poi si può inserire il calendario, l'età della scheda e la votazione, quindi possiamo abilitare tutto perché noi abilitiamo tutto, ci piace tutto. Vedete subito che è comparso il calendario, mi dice subito che sono attiva di 3 e quindi gli posso dare l'età della scheda, significa che se io una determinata cosa non la modifico spesso o comunque la lascio lì a morire, piano piano la cartella diventa sempre più trasparente finché io capirò subito che comunque non mi serve più, la posso archiviare. Poi ci sono gli adesivi, però gli adesivi possono essere utilizzati soltanto dai piani, insomma, a pagamento. Questo è per quanto riguarda, vedete qui io posso dire che, insomma, come ho detto precedentemente, selezionare il tipo di visibilità. Questo di qui è, diciamo, soltanto per me o soltanto per i membri che io potrei invitare. Allora, questo è per quanto riguarda insomma, diciamo le bacheche, però è la stessa cosa anche per insomma per
per quanto riguarda il gruppo, perché l'unica differenza sta nel fatto che io posso creare tanti tipi di bacheca all'interno del mio stesso gruppo. Quindi, se voglio vedere il mio gruppo, infatti, vedete, posso creare differenti gruppi. Se voglio vedere il mio gruppo, basta che vado sulla sua, insomma, sulla bacheca. E vedo subito quali sono le bacheche all'interno, quali, per esempio, io ho selezionato preferite, posso cambiare da una parte un colore, posso inserire dei membri all'interno, insomma, di ogni bacheca che voglio, insomma, quindi posso gestire benissimo tutto quello che mi aggrada. Poi vedete, io sono l'amministratore, però posso invitare altri membri, posso dare comunque altri tipo probabilmente ruoli all'interno. Qui è sempre mio privato, ma lo posso modificare, posso cambiare anche l'immagine, quindi secondo me è veramente interessante perché permette sia di etichettare, di depennare, insomma, è veramente una cosa bella. È normale che è utilizzato maggiormente per quanto riguarda magari l'ambiente lavorativo, per la gestione di gruppi ed è soprattutto queste tipologie, insomma, diciamo, di gestione utilizzeranno dei piani a pagamento perché permette altre funzionalità. Però penso che può essere anche importante per la gestione sia per la casa, comunque anche per gestioni della giornata in generale, delle cose da fare o comunque, insomma, tante cose, anche proprio per discutere, quindi interagire, perché vedete anche voi per il piano, anche quello free, vi è la possibilità di aggiungere membri, di dare la valutazione, quindi anche del feedback, quindi anche collaborativo. Non so, io reputo veramente un servizio abbastanza utile e spero che vi sia piaciuto anche a voi come è piaciuto a me. Se vi è piaciuto il video, qualche pollice in su e iscrivetevi da qualsiasi parte, soprattutto iscrivetevi, no, scriveteci, perché è importante, per noi comunque conoscere il vostro parere e avere delle, insomma, diciamo, dei feedback. Con questo è tutto, un saluto.